Buongiorno bellezze, oggi vi mostro come ho realizzato la mia micro pittura dedicata al mio segno zodiacale, l'acquario. Beige non troppo chiaro, cominciamo a creare la figura, la prima figura sull'anulare e sull'anulare e sull'indice della mano sinistra. Partiamo appunto dalla testa come al solito, creiamo poi il braccio, scendiamo una sorta di triangolo per il busto e l'altro braccino e poi la gonna. Allo stesso modo, pensando sempre per geometrie, creiamo la prima delle due donne sul dito medio. Sarà una donna vista di profilo, quindi è una sorta di curva per il sedere, le gambe e un braccio spostato verso sinistra. La stessa cosa la facciamo sulla stessa unghia, però di fronte alla prima, come vedete in foto. Creiamo un'altra donna, sempre allo stesso modo, sull'anulare mano destra e indice mano destra, anulare mano sinistra e sui mignoli e i pollici delle caraffine, sempre col beige. Creiamo poi un verde molto chiaro, mixando al verde una puntina di bianco fino a ottenere il colore desiderato, striping, colore molto ben diluito, andiamo a colorare la prima figura, lasciando uno spazietto per rappresentare la gamba in fondo al vestito, come vedete. Facciamo poi con il bianco molto ben diluito sulla parte bassa dell'unghia delle ondine, perché la donna è nell'acqua. Coloriamo poi allo stesso modo la figura alla estremità opposta della mano e anche le due figure disegnate precedentemente sul dito medio con un verde un pochino più scuro. Creiamo delle zone d'ombra sulla prima figura e la brocca con un verde molto più scuro. Dopodiché cominciamo a colorare i capelli, quindi creiamo prima un beige e poi un marrone più scuro, picchiettiamo prima con un colore, poi picchiettiamo con l'altro sopra il precedente. Facciamo la stessa cosa anche per l'altra donna, l'altra estremità della mano, come vedete. Creiamo i capelli poi sulle due figure del dito medio, questa volta creiamo una sorta di bianco sporco, sempre con lo striping, sempre colore ben diluito, scaricate l'eccesso di colore dalla punta del pennello, andiamo a creare i capelli ondulati delle due ragazze. Con il rosso sempre ben diluito creiamo una cinturina e una collana attorno al collo, come vedete, e dei punti luce soprattutto per delineare gli arti. Creiamo poi la cascata mixando al bianco un azzurro molto ben diluito, appoggiamo il pennello col marrone per le rocce e di verde molto chiaro la parte superiore. La stessa cosa la facciamo per creare l'acqua che esce dalle brocche delle altre figure e poi con un verde brillante, quindi mixando verde e giallo, appoggiamo e rilasciamo il pennello per creare l'erba. Creiamo l'effetto acqua, quindi mixando l'azzurro e il bianco anche per le brocche, stendo una passata di top coat long lasting e questo è il risultato. Io spero che vi piaccia come sempre, vi mando un bacio grandissimo e alla prossima, ciao!